Buongiorno. Sì, sensazioni ovviamente tutte positive, perché abbiamo dato una grande dimostrazione di forza, abbiamo fatto una buonissima prestazione sia in fase difensiva che in fase offensiva, ma al di là di questo, insomma, abbiamo dimostrato che se siamo tutti uniti, se facciamo ognuno quello che sappiamo fare, siamo veramente una squadra importante e abbiamo dei valori molto, molto importanti. Devo dire anche che questa venendo fuori una condizione fisica veramente invidiabile, perché con le 90 punti l'avevo già dimostrato nelle partite precedenti, facendo il finale di partita, diciamo, molto bene. Sì, è vero. Stiamo bene, adesso fisicamente stiamo bene, si è visto venerdì, ma penso che comunque si sia visto in generale in queste ultime partite. Al di là che poi non tutti i risultati ci sono andati bene, però sì, ecco, penso che insomma venerdì sia stata la dimostrazione che fisicamente siamo al top. Poi quando si segna sempre. Sì, ovviamente è sempre una cosa bella. Intanto come ci ricorda? Il gol niente. Ho visto che Mario Situm si è centrato, insomma stava calciando, io ho creduto in una respinta del portiere, insomma sono stato fortunato che comunque il portiere Mazzoni ha respinto la palla là e l'ho ribadita in rete. Solo frutto del gol o anche il merito di Alessandro? Non lo so, è un po' tutte le componenti. Io chiaramente nel mio compito c'è anche questo, di credere anche nelle palle sporche, nelle ribattute che comunque si creano in area. Poi se i difensori mi seguono, bravi loro, se non mi seguono, 1-0. E per te appunto la sensazione tua personale, qual è? Perché ovviamente siete tutti titolari a uscire dalla presenza di René, qual è la tua sensazione all'interno della squadra? Ma la mia sensazione è quella di dare sempre il massimo. Quando il mister mi chiama in causa, che siano 2 minuti, 3 minuti come magari a Chiavari contro Lentella o che siano 85-90 come contro il Livorno, il mio compito è quello di dare sempre il massimo e fare sempre il meglio per la squadra e ovviamente poi di conseguenza se faccio il meglio per la squadra ne deriva che ne faccio il meglio anche per me stesso. Ovviamente, ma come tutti, è chiaro, non ci sono né titolari né riserve. Siamo tutti sempre in discussione e tutti comunque dobbiamo dare il nostro contributo per la causa dello Spezia. Con due esterni così, dietro l'unica punta, lo Spezia potrebbe resistere davanti. Sì, penso che abbiamo trovato la nostra dimensione in queste ultime partite, in questo modulo. Adesso, ripeto, stiamo anche bene fisicamente, quindi magari certe cose ci aiutano come il fatto di giocare con due esterni che comunque riescono a ricoprire tutta la fascia e insomma a dare un contributo molto importante alla squadra. Io invece volevo chiederti quanto hai pensato di diventare un attaccante da ragazzino? No, penso di non averci nemmeno pensato. È stata, cioè io collegavo magari il gioco del calcio al ruolo di attaccante, quindi non ho pensato a nessun altro ruolo. Ed è stato naturale. Sì, invece sì. Quando sei in un mod, che cosa pensi? E se provi, cosa pensi che possa pensare il portiere che lo subisce? Oppure è un pensiero che non si fa?
Ma è una sensazione bellissima, ovviamente, perché comunque ti diciamo ti in qualche modo ti realizza, perché lavori tutta la settimana per arrivare al sabato, insomma, alla partita e fare gol, e quindi quando ci riesci ti senti realizzato. Ora quello che prova il portiere sinceramente non lo so, ma non penso sia come la mia sensazione. Ecco, ultima cosa, c'è un calciatore che da quando eri più giovane, diciamo, che è stato un tuo modello, in giro, quello che piace, insomma? Ma in generale ho seguito sempre comunque tutti gli attaccanti forti, ovviamente, che mi facevano divertire, però uno a cui sono un po' più legato, che mi è piaciuto un po' di più, è Crespo, quando giocava Parma, Lazio, Inter, insomma. L'anno scorso con Ferrari e Ferrari formarono una coppia perfetta, giocando un po' diversamente rispetto a quando abbiamo visto giocare nel discorso, per farci un po' di esterno, comunque potevi buttare direttamente alla porta. Pensi che con Nenè si possa riformare un tandem del genere? Sicuramente, io penso che comunque siamo due giocatori con caratteristiche diverse, ma che comunque ci completiamo, nel senso che quelle poche, insomma, quegli spezzoni di gara in cui abbiamo giocato insieme, penso si sia anche visto che comunque abbiamo delle caratteristiche diverse, ma insieme possiamo comunque giocare. Quindi poi non lo so, queste sono decisioni che ovviamente spettano al mister, però penso che, insomma, sotto questo punto di vista non ci siano problemi. Se potessi rubare una caratteristica Catellani, una, o comunque una cosa che ti colpisce, insomma, dei tuoi compagni di reparto, in una parola cosa sottolineeresti? A Nenè magari ruberei il tiro, perché c'ha veramente una... c'è un bel calcio, un bel tiro, e a Cate magari la progressione palla al piede. Ora ho visto che volete partire prima voi della squadra, come è questa decisione? Ti riferisci a Latina? Sì. Siamo... Ma perché comunque è un viaggio lungo in pullman, quindi sono, penso, 5 ore, sulle 5 ore. Quindi magari se partiamo un giorno prima abbiamo più tempo per riassorbire il viaggio. È solamente una cosa, penso, fisica. E comunque fare il viaggio di venerdì, poi allenamento, non magari non è il modo migliore per avvicinarsi alla partita di sabato, ma che comunque non sono dettagli, insomma, non è che sono questi i problemi, ovviamente. Ecco, come vedi il futuro di questa squadra? Nel senso che adesso avete raggiunto una certa maturità, no? I nuovi si stanno integrando bene, quindi questa corsa playoff, visto anche l'equilibrio che c'è davanti, no? Potrebbe garantire a tutti. Ma innanzitutto dobbiamo dare continuità alla prestazione di venerdì, perché è vero, abbiamo fatto una grande prestazione, ma se rimane isolata chiaramente non rimane fine a se stessa, insomma. Quindi ovviamente sembrano frasi fatte, ma bisogna pensare partita per partita. E poi l'ultimo mese tireremo le somme in base a dove saremo, punteremo magari a qualcosa di più, oppure comunque punteremo al nostro obiettivo, che sono i playoff. Quindi vediamo. Sì, no, infatti, esatto, ma poi comunque in Serie B le partite sono tutte difficili, soprattutto quando vai fuori casa. Affronti delle squadre che magari hanno bisogno di punti, quindi sono sempre partite dure e difficili. Però ripeto, dobbiamo continuare sulla prestazione di venerdì, che è stata molto positiva. Grazie.
Grazie.